credo che dopo Parigi Berlino sia la capitale occidentale europea che amo e conosco meglio. Nella mia vita avventurosa sono stato nella capitale tedesca non so quante volte. Gli unici ad averle conteggiate sono i frontalieri del Checkpoint Charlie, che attraversavo regolarmente quasi ogni giorno. Mi dissero, con fare sospettoso, che almeno 50 volte ero passato da ovest ad est, forse immaginando che il mio compito non fosse soltanto quello di un giornalista malato di curiosità e assetato di emozioni. Quando il mio Corriere della Sera credeva moltissimo nella politica estera, mi mandava dove volevo. Visti i risultati, erano contenti loro e io ero felice. I 4 giorni che ho trascorso la scorsa settimana a Berlino, ospite della comunità di Sant'Egidio, mi hanno riempito di entusiasmo, riaccendendo nella mia mente episodi favolosi. I presidenti americani, come Ronald Reagan, che quasi danzavano sul confine che delimitava l'antica divisione tra ovest e est, la dolcezza rigorosa di Bush padre, quella discutibile del figlio, la contagiosa simpatia di Bill Clinton, la gioia incomprensibile per l'arrivo di Donald Trump, la felicità di Barack Obama. Quante volte ho assistito a scambi di prigionieri, ho visto Anatoly Natan Sharansky attraversare il ponte in una gelida e innevata giornata. Ho rivissuto per 4 giorni il mio passato, sognandolo anche di notte. Ho avuto il desiderio, subito realizzato, di rivedere il centro della capitale tedesca su un pullman a 2 piani per un giro turistico favoloso da una parte all'altra del muro, fiancheggiando il canale navigabile nei 2 sensi, un'ora di vero piacere. Quasi quasi, se non vi fossero stati gli impegni da onorare, sarei salito su un battello per vivere le emozioni anche sull'acqua. Fin qui tutto meraviglioso, la città è splendida, ma l'organizzazione è assai modesta, per utilizzare un eufemismo. L'aeroporto di Berlino è il centro della più assoluta confusione. Arrivare o ripartire è davvero un'impresa. Occorrono muscoli e pazienza. Arrivato allo scalo con 2 ore e mezzo di anticipo sul volo, ho rischiato di perderlo. 1 ora e mezzo per i controlli. La gente arrabbiata e furiosa, quasi un disastro. Se amate Berlino, evitate l'aeroporto internazionale. Attenzione agli alberghi, soprattutto nella zona est della capitale. Ogni consumazione è un autentico salasso. Eppure basta uscire, fare 20 metri e ritrovare la Berlino di un tempo. Cortesia e prezzi accessibili a tutti. Anzi, decisamente bassi. Il cancelliere Scholz sta facendo del suo meglio, il suo discorso è stato forte e sincero, ha esaltato la resistenza dell'Ucraina contro l'aggressione della Russia di Putin e ha spiegato cosa il suo paese sta facendo per migliorarsi dappertutto, a partire dai rapporti con il Mediterraneo orientale. Di sicuro il palazzo più affascinante di Berlino è quello dell'Ambasciata d'Italia. Un vero e favoloso monumento. Non lo sapevo e ne ho chiesto notizie all'ambasciatore. Risposta: fu un dono di Adolf Hitler al suo alleato Benito Mussolini, dono che è diventato proprietà del nostro paese. La visita ad Alexanderplatz mi ha riempito di gioia. Quanti ricordi meravigliosi! Mi è tornato in mente il primo incontro con l'ex cancelliera Angela Merkel, che veniva dalla Germania Est. Discorso duro e coraggioso anni fa a Francoforte. Alla fine mi alzai con il bicchiere in mano per complimentarmi. Siamo seduti allo stesso tavolo, sediamoci e parliamo, mi disse. L'istinto del giornalista prevale sempre. Cancelliera, mi permette una domanda. Sono stato alla Stasi e ho trovato 10 righe sospettose su di me, che sono un semplice reporter. Ma su di lei, che ha sempre difeso i deboli, neppure una riga. Perché? E la Merkel, quasi gelida, ho sempre rispettato le regole. Bella storia. Con Angela siamo poi diventati amici. Antonio Ferrari per il Corriere TV.
Yeah.